Ciao Ciao Riccardo, il Elio. Tempio del Suono di Lissone, punto vendita di riferimento, soprattutto per l'audio due canali, e ti chiamo perché pochi giorni fa, parlando con Alessandro Faccendini, ovvero MP Electronic, parlavamo dell'home theater ormai finito alla canna del gas. Ovviamente non è così, e me lo dicono parecchi rivenditori e distributori. E a questo punto ho saputo di questa sorpresona, ovvero l'impianto Home Theater di cui parlavamo con Alessandro l'altro giorno, praticamente il tuo, cioè il Tempio del Suono, che è sempre stata al Milano ai Fidelity con impianti di riferimento due canali. Che fa? Cioè, fai un impianto Home Theater? Spiegami un po' questa cosa. Ma guarda, in modo molto semplice e banale, diciamo che tutto è iniziato dall'opportunità di avere un prodotto come iSense. iSense, adesso non voglio fare un po' troppo pubblicità, però è veramente, è tutto vero ciò che dico. iSense ha questo prodotto, questo laser TV, che è formato da un kit schermo più laser, che si presta benissimo per tutte quelle realizzazioni on cinema senza richiedere interventi particolari di installazione. Quindi parlo di staffe, cavi, cose particolari. E a nostro giudizio è un po' un'opportunità per il cliente, per la persona tipo che non ha mai pensato di mettere impianto cinema proprio per tutta una serie di complicazioni, e invece con un prodotto così smart come iSense si trova in modo semplice a fare un'installazione banale, con anche i tecnici di iSense che poi fanno tutto a casa del cliente. È partito un po' da lì, è un prodotto che stiamo vendendo bene. Non siamo assolutamente d'accordo col fatto che l'home cinema sta decadendo e morendo. Noi ci stiamo lavorando e ci lavoriamo tutti i giorni fortemente. E quindi anche qui abbiamo detto puntiamo su dei brand belli, cioè i nostri soliti brand, quindi Macintosh e SonoStat, li portiamo in fiera, ma con una chiave decisamente diversa, quindi un impianto home cinema a tutti gli effetti, c'è un prodotto nuovo di Macintosh che è l'MX100 e quindi lo Sarete coder presentiamo in fiera e multicanale poi Dolby Atmos, multicanale, giusto? processore multicanale Atmos e poi tutta la linea che forse tanta gente non l'ha ancora vista, tutta la linea olimpica al completo, quindi con le wall, con il canale centrale, col suo stand, con le Olympica Nova 1, le due Bello. come diffusori main e il wedge che è il suo sub, e quindi facciamo questa installazione completa. Amplificazione, immagino, tutta Macintosh. Amplificazione totalmente Macintosh, il finale 257, quindi Ah, però. un 5.1.2. Sì. E come sorgente cosa utilizzerete invece? Come sorgente utilizzeremo un nuovo Panasonic, Ah, il ok. BP9000G1, e quindi anche questa è una sorgente nuova, appena arrivata, e Certo. quindi insomma, poi vedremo di fare il meglio del risultato col setup e con tutto quello che un giorno di fiera ci permette di fare. Certo, Per gli mi fa molto allestimenti. piacere. Mi fa molto piacere, soprattutto per il prodotto che avete scelto, iLicense, il modello da 120 pollici, che conosciamo molto bene, che è oggetto anche di una recensione, e quindi non vedo l'ora di vederti su venerdì durante l'installazione, in cui verrò anche a curiosare mentre cercherete di mettere a punto il vostro sistema, e poi ce l'ascolteremo con calma il sabato e la domenica. Grazie ancora, Emilio, Riccardo. ti aspettiamo e auguriamo a tutti buona visita in fiera. Certo, assolutamente. Quindi appuntamento per tutti sabato 16 e domenica 17 ottobre all'Hotel Meliá a Milano. Ok, grazie mille. Ciao, Ciao a grazie tutti. a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao.